Ciao a tutti e ben ritrovati dalla Regione Puglia. Vedete dietro di me questo bellissimo mare, siamo a Monopoli e oggi vi parlo di questa città molto interessante. Prima di iniziare però abbonatevi al mio canale per scoprire tutte le bellezze e le delizie d'Italia. Oggi, come vi dicevo, continuiamo nel nostro viaggio lungo la Regione Puglia. Siamo sempre vicino a Bari e ci troviamo oggi nel villaggio o nella piccola cittadina di Monopoli. Il nome già ci fa capire un po' le sue origini e la sua storia. Infatti Monopoli arriva dal greco e significa città unica, mono e polis, dal greco appunto. E infatti, come tutta la regione, anche Monopoli è stata interessata dalle colonie greche, da quello che era chiamata la Magna Grecia. Quello che vedete dietro di me è una parte del porto vecchio di Monopoli. Le attività a Monopoli sono tantissime, a partire dalla pesca. Infatti di fronte a me posso vedere tante persone che si occupano della pesca e con la quale appunto forniscono tutti i ristoranti della città con buonissimo e freschissimo pesce. E poi appunto la città offre questi magnifici colori, il blu del Mediterraneo, l'azzurro del cielo e questo colore bianco-giallo delle pietre. La pietra è una pietra della regione ed è una pietra calcarea, quindi particolarmente morbida, con la quale si possono quasi scolpire i monumenti, e infatti i monumenti hanno degli stili particolari e molto interessanti proprio grazie alla malleabilità della pietra. Come per tutta la regione, anche Monopoli, anche questa città presenta numerosi stili, e infatti si va dallo stile romano allo stile greco, bizantino, un po' arabeggiante anche in quanto c'è stata anche la presenza dei saraceni, ma è molto particolare a Monopoli quello che vedete alle mie spalle, ovvero il forte o castello di Carlo V, perché infatti l'imperatore Carlo V, quello che era chiamato l'imperatore dell'impero sul quale non tramontava mai il sole, proprio perché Carlo V era imperatore del Sacro Romano Impero che si estendeva da ovest a est, quindi è stato imperatore del Sacro Romano Impero, ma anche re d'Italia, quindi re dell'Italia del Sud. E Carlo V, appunto, come vi dicevo, ha fatto questo magnifico forte. Ci sono degli elementi anche precedenti, normanni, bizantini, però è molto particolare e ve lo consiglio sia per l'interesse che per la bellezza. Inoltre questo forte offre spesso delle esposizioni d'arte temporanee e quindi potete unire un po' la visita storica del castello a qualcosa di più attuale. Poi ecco, cosa consigliarvi quando siete a Monopoli? Sicuramente di fare un giro per le stradine del Porto Vecchio, della Monopoli antica, ma anche di visitare la piazza, è una piazza più moderna, grandissima, che si chiama Piazza Vittorio Emanuele II, che è un po' il fulcro e l'epicentro della vita di Monopoli. Infatti si trovano molti caffè, bancarelle di venditori che vendono frutta secca, caramelle, prodotti tipici, e poi si respira proprio l'anima della cittadina. Monopoli è una città sicuramente molto turistica, ma che vale comunque la pena di visitare. Quello che vi consiglio è, oltre a visitare sicuramente le stradine molto suggestive e pittoresche del centro, vi consiglio di andare oltre e quindi uscire dalle mura antiche, magari prendere un caffè in uno dei tanti bar di Piazza Vittorio Emanuele II e magari di parlare con le persone del posto e assaporare un po' la vita quotidiana. Inoltre, a Monopoli, soprattutto nel periodo estivo, sono previste molte feste. C'è un festival di musica jazz, sono previste molte processioni, in quanto la religione è ancora il collante sociale, soprattutto nel sud Italia, quindi potrete magari vedere delle processioni religiose, delle orchestre,
nelle vie della città, e anche è molto bello, potete vedere delle rappresentazioni di opera. L'opera però intesa un po' come lo era all'origine in Italia, e cioè non come momento un po' solenne e silenzioso in cui nessuno parla e interagisce, ma proprio come è nata l'opera. Ovvero come momento di scambio dove il pubblico applaude, può partecipare, è chiamato dai cantanti stessi a partecipare attivamente, quindi è un'esperienza veramente autenticamente italiana, molto piacevole per tutti secondo me. Allora, dell'aperitivo vi consiglio invece di recarvi nella piazza Garibaldi. Questa volta siamo nel centro storico, quindi nell'antica Monopoli, ed è una piazza molto piacevole per prendere appunto un bel aperitivo in terrazza. Vi potete rilassare e guardare il via vai delle persone. È una piazza molto frequentata da turisti ma anche da locali. Se vi trovate in questa piazza vedrete numerosi ristoranti, ma anche in altri luoghi di Monopoli, dove gustare soprattutto del pesce. Infatti, come vedete, è una città che funziona soprattutto sulla pesca, oltre che sul turismo, quindi non mancherà del buonissimo pesce fresco. Vi consiglio in particolare una specialità del luogo, che è il polpo o polipo. Allora, è buonissimo e va gustato in vari modi, ve ne consiglio in particolare uno, il polipo fritto. È veramente delizioso. Quando c'è il mare c'è il pesce, ma ovviamente ci sono anche delle magnifiche spiagge. Allora vi consiglio di non soffermarvi a Monopoli, ma di percorrere tutta la costa, quindi tutta la costa, perché offre delle magnifiche spiagge. Se siete sportivi vi consiglio anche di percorrerla magari correndo. È veramente suggestivo, vi offre delle magnifiche spiagge con anche ristoranti, piccoli ristoranti dove potervi un po' riprendere, e soprattutto un'acqua meravigliosa, ha un colore tra il verde e l'azzurro e dà proprio voglia di tuffarsi e farsi un bel bagno. Cosa aspettate? Allora, venite a Monopoli a visitare questa splendida città. Io vi do appuntamento a presto per un altro bel video, e non dimenticate di abbonarvi al mio canale. Ciao!